sono qui con il MacBook, ma non si tratta di un video di shopping bendata, quindi il computer è qui per un motivo specifico che non è quello, anche se vi anticipo già che probabilmente in settimana ci sarà anche il ritorno di un video di shopping bendata, però non è il momento, non facciamo un'intro troppo lunga. E appunto oggi sono qui col computer perché faremo un video aspettativa versus realtà. Era tantissimo tempo che non ne facevo uno in ambito tecnologico, forse l'ultimo risale quasi a un anno fa, poi ve li lascio tutti nell'info box. Comunque ho comprato su Wish un MacBook fake, inspired, sinceramente non lo so perché è arrivato da pochissimo, pesa anche un sacco il pacchettino, quindi finché non lo spacchetto non ne ho idea. In ogni caso, prima di cominciare, come sempre, ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia o anche solo se questo video vi è piaciuto. E se non foste ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Come sempre, riprendiamo il nostro ordine che in realtà il giorno che ho fatto l'ordine del MacBook ho ordinato anche l'iPhone XS XS Max, non XS, ma va bene. Però il problema è che ha dei tempi di consegna eterni rispetto a quelli dell'anno scorso, perché addirittura inizialmente mi diceva che sarebbe arrivato entro un mese, adesso la data stimata di consegna è il 1° settembre 2019. Volevo aspettare per farvi vedere entrambi nel video, però a questo punto, visto che il computer è arrivato tipo in 2 settimane, meglio intanto iniziare a spacchettarlo. È stato consegnato che io non c'ero il 25 giugno e praticamente si chiama proprio laptop and bag, quindi forse c'è anche la custodia, e costava 165 euro con 11 euro di spese di spedizione, che però appunto in questo caso come tempi di consegna sono stati piuttosto veloci rispetto al solito. Quindi adesso sono curiosissima di vedere come sarà, visto che appunto in altri casi spesso ci è capitato di trovare delle cose molto molto simili. Wow, ma qui sembra veramente... Ah, però è diverso, eh? Cioè già così aprendolo è totalmente diverso. Quindi aspettate un attimo perché io l'ho spacchettato e la confezione è questa, quindi è quella di un vero e proprio PC, l'unica cosa che c'è scritto Intel, quindi non è altro, c'è scritto HeroBook Intel Inside con sistema operativo Windows, quindi questo non c'ha assolutamente niente a che fare con il MacBook, secondo me, vabbè. Non parliamo troppo presto, dice 4 giga di RAM e 64 giga di ROM. Comunque magari vi faccio vedere anche la scritta che c'è qui, anche se chiaro in Embranation, non so neanche bene come maneggiarlo, quindi non partiamo benissimo, devo dire. Allora, è tutto imballato alla perfezione, quindi proprio con la plastichina questa qui, tutta rigonfiata, che assomiglia un pochino ai materassini da piscina, quelli prettamente estivi, quindi questa è una cosa molto positiva. E adesso andiamo a vedere, il colore è grey, quindi esattamente come quello del MacBook. Aspettate che guardiamo prima la custodia. Allora, qui ci sono degli adesivi per la tastiera con le varie tastiere, credo. Esatto, questa è la tastiera italiana, poi c'è quella tedesca, questa qui che dovrebbe essere la tastiera francese, comunque sono solo degli adesivi, e quest'altra invece è quella spagnola. La custodia che c'è all'interno invece è fatta in questo modo, sembra anche molto molto carina, cioè sembra bella resistente. Allora, qui ci sono una e la sua seconda maniglia, quindi top. Ci sono diversi scomparti fatti tutti con... Cioè, chiusi con il velcro, e invece in questo caso, aspettate, ok, ha la sua cernierina. Io spero che si stia vedendo qualcosa. Mi sembra molto capiente. E poi, appunto, si apre così e all'interno ha tutto questo spazio. Oltretutto, io non so bene se lo state vedendo, però è tutto morbidoso ed è super imbottito, super rinforzato. Poi c'è uno scomparto sempre con il velcro anche qui nella parte posteriore, insomma
La custodia mi sembra fatta veramente molto bene per essere compresa appunto nei 150, insomma, il prezzo che abbiamo visto prima del computer, che ora andiamo a spacchettare insieme. Penso che si apra da qui, esatto. Mi sembra anche incartato benissimo. O ci sono dei sassi o potrebbe funzionare. Scatoletta numero 1 e poi qui andiamo a togliere questo. Cosa c'è ancora? Gommini, gommini, gommini. Aspettate che il computer è qui all'interno. Arrivo. Ok, computer estratto. Non ho ancora il coraggio di aprirlo. Voglio solo vedere se c'è altro. Sì, c'è ancora altro nella scatola, nel senso che all'interno c'è questa cosina che andiamo ad aprire subito. C'è addirittura il certificato di garanzia e il brand dovrebbe essere questo, CHUWI, Chui, boh, non lo so, questa qui comunque è il certificato di garanzia, ispezione del prodotto fatta e poi ci sono probabilmente tutte le varie componenti. Sinceramente non lo so perché adesso voi non lo starete neanche vedendo, ma non è assolutamente scritto in italiano, probabilmente cinese, ma non essendo esperta di lingue orientali eviterei di dire una delle mie cavolate, insomma. Invece in questa scatolettina qui abbiamo probabilmente il cavo di alimentazione, che già vedendolo così è sicuramente completamente diverso. Qui c'è un pezzettino che sinceramente non so cosa sia, lasciamolo qua. Dicevo, il cavo di alimentazione, vedendolo così, è sicuramente completamente diverso rispetto a quello del MacBook, che invece è quello classico, bianco, unico. Adesso non me lo sono portata dietro, però più o meno ce l'abbiamo presente tutti, ma è molto più simile, per intenderci, al caricabatteria del mio computerino più piccolo, o anche tipo dei Vaio che avevo tantissimi anni fa, i Sony che mi piacevano un sacco. Comunque in teoria l'alimentatore c'è, l'ingresso è questo, perciò adesso sono curiosissima, sto solo togliendo questi cosini e poi andiamo a spacchettare il computer, che sono stracuriosa perché nella foto e sul sito sembrava proprio che si trattasse di un MacBook, però già vedendolo così appena abbiamo visto la scatola ho detto no, vabbè, qui c'è qualcosa che non va, quindi facciamo effetto sorpresa e ta-da! Sul davanti in realtà non assomiglia neanche minimamente al MacBook perché c'è proprio la scritta Chui o Chaui o non so come si chiama, e anche sul retro devo dire che no, non è assolutamente simile al MacBook, che invece, vabbè, a parte avere il classico logo che immaginavo che questo non potesse averlo, però dai, sì, in realtà sul retro non sono così diversi. Aspettate, a parte che qui c'è scritto HeroBook dell'Intel e io non ce l'ho, quindi non so farvi un confronto, però la parte posteriore di entrambi, non so bene dove metterli perché questo qui pesa un quintale e mezzo, comunque la parte posteriore è più o meno simile, come dimensioni questo è decisamente più grande e ha tantissimi ingressi, quindi c'è un ingresso USB, l'ingresso per le cuffie, quello per la micro SD. E da questa parte mi sta alimentatore, HDMI e di nuovo penso che si tratti di un USB, ma non lo so. Invece nei nuovi modelli di Mac praticamente c'è solo un jack e poi tutti gli altri ingressi dovrebbero essere quelli USB-C, se non sbaglio, tanto io pronuncio le cose un po' a modo mio, perciò no, direi che forse è stata una pessima idea pensare che questo fosse simile a un MacBook. E devo dire che invece tanti video che ho visto, sempre dedicati a Wish, però su canali stranieri che seguo, avevano proprio le sembianze di un MacBook, questi PC. Però dovesse funzionare, sarebbe comunque una cosa carina. Anche la parte qui è fatta assolutamente diversa dal MacBook, e invece una volta aperto, a parte che la tastiera è più grande, aspettate che cerco
di farvele vedere una di fianco all'altra, poi tanto spostiamo meglio l'inquadratura così si vede tutto. Ho paura che da un momento all'altro mi possa cadere tutto, quindi sì, sposto l'inquadratura così ve li faccio vedere meglio e magari lo accendiamo anche così scopriamo com'è all'interno. Come peso è sicuramente molto più pesante rispetto a un MacBook e come dimensioni, per intenderci, è decisamente molto più grande, quindi anche la chiusura è completamente diversa, perciò direi che si può dimenticare il MacBook e smettere di fare il confronto, però a questo punto vediamo se si accende, se funziona. Anche a livello di tastiera devo dire che è completamente diverso, nonostante nella foto che c'era sul sito sembrasse simile, soprattutto la parte qui con la tastiera, quella touch, che è la classica tastiera che ha questo modello di MacBook, insomma. Comunque direi che possiamo collegarlo all'alimentatore e vedere se si accende. Ok, si è acceso, meno male, adesso sta caricandosi, vediamo. Sicuramente non è la velocità fatta computer per accendersi, però va bene. Già è tanto così, just a moment, giustamente. Considerate che sono passati almeno 5 minuti e c'è ancora la rotellina che mi dice di aspettare. Bene, ce l'abbiamo fatta. Allora direi che andiamo su italiano, se riusciamo a selezionarlo, perché ecco, già ho trovato un difetto, ok? Il mousepad è molto molto difficile da schiacciare. Sicuramente molto meno sensibile rispetto a quello di un MacBook. Comunque dovesse impiegare così tanto, penso che staremo qui fino a domani probabilmente. Ciao, sono Cortana e sono qui per aiutarti. Cortana, io Cortana non la conosco. Una piccola registrazione qui, dopo attiva la funzionalità Wi-Fi. Ok, l'introduzione è finita, iniziamo. Meno male, aggiungerei un momento. Qui mi sembra molto simile a Windows, sinceramente, però c'era scritto sistema operativo. La tua Windows. Zona è impostata su Italia, giusto? Sì, non so perché le do anche i comandi vocali, però va bene. Tanto uso il mouse. Chiede tutto comunque, sembra super completo. Me lo aspettavo. Adesso connettiamoci a una rete. Ora okay. Digita le tue credenziali. Metto la password e arrivo. Non è possibile connettersi a questa rete, ma perché? Riprovo per l'ultima volta, Cioè, non è che è una minaccia, però... Missione compiuta! Il collegamento è fatto! Buona la terza, avanti! No, ma a me sembra che funzioni alla perfezione, anche se non assomiglia per niente al MacBook. Questa cosa non si può... Esatto, account offline... No, perché adesso non mi metterei a fare anche quello, volevo provare con voi. Stai per digita il nome per la tua risorsa. Ok, no. Ora digita una password per il tuo account. Ma come C il nome per la mia risorsa? Vabbè, ok. Ok, ho dovuto mettere le tre password, cioè le tre domande di sicurezza. Ciao, non usare il riconoscimento vocale, ok. Ciao, sì, questo era quello che volevo sentirti dire. È in corso la preparazione del computer. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Va bene, aspettiamo di nuovo. E finalmente ce l'abbiamo fatta. Questa dovrebbe essere la nostra schermata. Quindi mettiamo di nuovo la lingua. Non so perché. Ok, ma io in realtà voglio provare a cercare per dire un mio video. YouTube. La tastiera è molto intuitiva. Anche la ricerca. La velocità del computer, vabbè, la mia connessione fa abbastanza schifo, però anche la velocità del computer non è il massimo. Ok, abbiamo trovato in teoria anche il mio canale, vediamo quanto impiega. Oh, eccoci qua sul canale, non so cosa sto schiacciando, perciò proviamo a vedere se e come parte un video. Vai, questo qui è l'ultimo video dell'altro giorno, aspettate che abbasso l'audio. È un po' lento, non ci potete credere, cioè ho iniziato il video, ho parlato per tipo 10 minuti consecutivi e non avevo messo rec, quindi ho anche iniziato a mangiare, per fortuna me ne sono accorta dopo aver mangiato un solo pezzo di sushi, però... Ok, direi che possiamo togliere l'audio, voglio capire la qualità video, che non mi sembra niente male, visto il prezzo, insomma... Visto il costo del computer e l'audio mi sembra che ci sia. Insieme a voi, quindi chiacchierando, sia stato sì, circa no, mi sembra fatto. Abbastanza buona sia la qualità che sia la qualità video che la qualità audio. Adesso quello che volevo fare
era vedere un po' com'era la schermata qui, anche se con Macintosh non c'entra nulla. Allora, sinceramente, io è un po' di tempo che non traffico su Windows, non aspettandomi nemmeno di vedere un computer Windows, non mi sono minimamente informata a riguardo. Mi sembra che tutta questa parte sia assolutamente identica, però non so dirvi quale sistema operativo ci sia. Mi sa uno degli ultimi, sinceramente, vedendolo così. Però, non essendo esperta, appunto, e anche considerando tutte le premesse che ho fatto, direi che non aggiungo altro. Mi sembra che ci siano veramente tantissime funzioni e soprattutto volevo guardare una cosa, se magari riuscivo a trovare cosa c'è nelle immagini. Cioè, ci sono tutte le funzioni classiche. Ah, qui devo, per vedere le immagini, aggiungere il mio account Microsoft. Io non sono proprio, cioè, non sono proprio negata, sono negatissima ad utilizzare Windows, quindi questa qui sicuramente è stato un epic fail. Però non ci sono immagini presalvate a quanto pare. Cestino, rete, Microsoft Edge. Eh sì, mi sembra che ci sia tutto. Volevo provare se funziona anche la nostra fotocamera, che da qualche... Eccola qui, fotocamera. Adesso vi faccio una foto. Se sentite rumori in sottofondo, è semplicemente Moiki che c'è una mosca. E sì, aspettate che metto anche la mano. Siamo noi! No, no, funzionare funziona. Alla grande anche la fotocamera, dove ce l'ha salvata l'immagine. L'immagine in teoria adesso dovrebbe essere o in foto, no, per forza in foto perché la cartella immagine non la vedo. Eccole qui, le foto che abbiamo fatto adesso. No, vabbè, no, funziona tutto alla perfezione. Vediamo come sono i giochi, magari. Beh, qui ci sono tutte le varie funzionalità. Voglio solo capire se è lento, se non è lento, quando si gioca. Vediamo, tipo ho preso una cosa a caso adesso. Questa qui si apre. Questo qui. Ah, perché devo andare in Microsoft Store. Probabilmente devo creare l'account. E a quel punto, esatto, riesco a giocare. Perché se io faccio così. Vista la velocità di download, credo che dovremmo stare qui fino a dopodomani per riuscire a farci un'idea sulla velocità di funzionamento dei giochi. Quindi vabbè, interrompiamo questa cosa, però insomma, in generale penso che queste siano le funzioni principali che avremmo potuto verificare insieme. Quindi, anche se non si tratta di un MacBook, sembra veramente funzionare alla perfezione considerando il prezzo in sé, comunque, che era veramente molto molto più basso rispetto alla media dei MacBook, dei notebook che ci sono in commercio. E niente, quindi ce l'abbiamo fatta. Questo era l'aspettativa versus realtà, insomma, l'unboxing del computer Macintosh Inspired, che in realtà non lo era assolutamente. Quindi secondo me in questo caso, fatemelo sapere anche voi, però rispetto alle altre volte è stato ampiamente un epic fail. Anche se comunque il computer in sé funziona, adesso dovrei avere un dispositivo Windows simile da confrontare, però io non ne ho, quindi non mi aspettavo che fosse così, se no magari mi sarei organizzata, lo recuperavo a casa dei miei o me lo facevo prestare da qualche amica, però non sapendo, cioè pensando di ricevere un vero e proprio MacBook, mi ero preparata qua il mio per confrontarlo e invece il mio è stato totalmente inutile perché sono assolutamente due cose diverse. Però insomma, il computer in sé mi sembra perfettamente funzionante, insomma, con tutte le varie cosine che abbiamo visto man mano, e per 150 euro custodia, spedizione, eccetera, compresa, non è male. Ovviamente non è assolutamente quello che mi aspettavo. Quindi sì, ok, che funziona e tutto, però rispetto a quelle che erano le mie aspettative, sinceramente sono rimasta un pochino delusa. Però a parte tutto mi diverto sempre tantissimo a registrare questi video, infatti già non vedo l'ora che mi arrivi anche l'iPhone XS Max, così poi
lo spacchettiamo e facciamo il confronto insieme. E in realtà ho ordinato altre cosine tecnologiche sempre inspired su Wish, quindi mi raccomando, ricordatevi di farmi sapere se volete vedere altri video di questa tipologia. Io comunque direi che ci siamo, quindi smetto di parlare, aspetto di sapere tutto nei commenti qui sotto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!